Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Era più di un anno che non portavo un pronostico di qualche partita. Fu tipo Inter-Lazio, marzo 2019 l'ultimo. E ragazzi, ora sono tornato con il botto, con l'episodio della semifinale. L'episodio, insomma, il video del pronostico della semifinale di Europa League. Ci sarà anche quello della Champions, sarà molto probabilmente multiplayer, quindi ho deciso di fare le cose un pochino più in grande. Insomma, il mio primo pronostico, tra l'altro si parla di 2 anni fa, fu proprio di Europa League. Quindi ragazzi, spero che questo piccolo ritorno a questi pronostici sia ben gradito da voi, perché comunque già a suo tempo, con almeno 400 iscritti in meno, erano piuttosto seguiti e spero che lo siano altrettanto adesso. Ho interrotto la carriera per chi mi seguisse su FIFA con il Milan, perché non... perdevo delle ore a fare editing per cose inutili, ottenevo meno views che magari fare un video che mi prendeva 5 minuti di editing, allora ho deciso di mollare. Sarà, ragazzi, Inter-Siviglia, anzi Siviglia-Inter a dir la verità, però che squadra prenderò dato che sono in single player? Non lo so, non decido io, perché da milanista direi prendo il Siviglia, però comunque se tifano gli italiani in Europa, insomma, è tutta una bubaraglia. Quindi lascerò fare a Randomizer, una applicazione online che trovate per iPhone, da quando metto a fuoco. Quindi farò il video allo schermo, vi comparirà qua accanto. Allora scrivo Siviglia Inter, ecco qui, e lancio il random. Vediamo chi vincerà, però sta vincendo l'Inter. Siviglia recupera, Inter avanti. E Inter, giocheremo con l'Inter, ragazzi. Anche qua non continuano a mettermi a fuoco. Giocheremo con la squadra di Milano. Quindi saremo fuori casa. Più che altro perché sennò non... cioè, devo sapere dove mettermi, da che parte dello schermo. Quindi, insomma, finale di Europa League, finale di Coppa, HZ UEFA Europa League. Sarà Inter contro Siviglia. Condizione live. Perfetto. Allora, maglia bianca. Penso che Inter possa giocare con la maglia nerazzurra senza problemi. Ed è strano che io prenda l'Inter, ragazzi. Molto, molto, molto strano. OL Stadium. In realtà è lo stadio del Colonia. Che si chiama Rhein Energy Stadion. Non abbiamo tanti stadi a disposizione, quindi, ragazzi, sceglierò quello che gli si assomiglia di più. Villa Park, Volkspark Stadion, Anfield, Germania, si va al Volkspark Stadion per forza, perché quello, insomma, che si avvicina di più. Estate, sono le 21. E adesso andiamo a contare un attimo la formazione in maniera molto molto rapida, con Andanovic in porta. Ok, Skriniar, De Vrij, Godin, non c'è assolutamente problema. Vessino, Sanchez, molto volentieri, Eriksen, Barella, Candreva, Lukaku e Martinez. Quindi è solo sostituito, solo messo dentro, come dire, messo dentro Sanchez. Godiamoci l'intro della partita, come faccio sempre, come ho sempre fatto vedere tutta la cutscene iniziale, poi anche più che altro dovuta al fatto che, essendo anche una finale, meta di essere vista. Basta con questi esercizi, ragazzi. Ci godiamo la cutscene dell'inizio. E io mi bevo un tè. Buonasera da Piero Gepardo e Stefano Nava. La UEFA Europa League è una competizione in grado di regalare lustro
prestigio oltre a un posto. Non sto sentendo l'audio perché sono collegato al monitor del PC che non ha le casse. Quindi ragazzi, anche scollegato il controller rispetto al alle casse che ho, ho un paio di cuffie, quindi non sto sentendo cosa parlo stia dicendo, però stanno svolgendo la scena di questo stasera si giocano tutto in una notte. Lo schieramento di partenza del Siviglia 4-3-3, il modulo scelto. Ok, Vasic, De Guillon, Diego Carlos, Gomez, Navas, Jordan, Fernando, Banega, Torres, De Jong, Ocampos. Non c'è Suso. Non vedo Suso tra i titolari. Seppur abbia applicato la rosa online, non capisco. Vediamo come se la caverà oggi il Siviglia, che ricordiamo. Adesso ci ribadiranno la nostra e questa volta leggerò anche i sostituti che non so veramente chi ci sia a disposizione, ma comunque ragazzi la rosa è quella. Al massimo posso far entrare Vesino, posso far entrare Moses, ma grandi cambi non li posso e non ho intenzione di farli. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. Danovic, Godin, De Vrij, Sanchez, Lukaku, eccetera, eccetera. Godin in coppia con Skriniar. Barella insieme a sostituti, bene, non me li fa vedere, perfetto. E in attacco Lautaro. Non era accorto che non li faceva vedere. Detto questo, ragazzi, io spero, penso che si possa iniziare, viste le formazioni, esatto, e partirà il Siviglia con De Jong. Partiti col primo pallone che è del Siviglia. Può colpire da lì. Sale Ocampos. De Jong. Banega dentro, c'è tipo calcio d'angolo, penso, De Jong che sbaglia. Voglio rivedere, oppure un fallo. Ah, sarà calcio d'angolo, si è toccato per ultimo. Giocatore nerazzurro. Va verso De Jong, traversa del Siviglia subito. Quando si pensa a calciare solo con la forza. È rimessa dal fondo, c'ha questo cavo tra le mani. Stava veramente andando a fastidio. Candreva, corridoio, Candreva. Lukaku! Vasic! Primo squillo dell'Inter, primo tiro in porta. Non tanto pericoloso da Lukaku, mi aspettavo qualcosa di più. Comunque dimostra che l'Inter è in partita. Barella, Candreva, angolo. Eriksen, Barella, Lukaku se la tiene lì. Lukaku scarica dietro Brozovic. Barella dentro per la Toro Martinez, regolare. Ancora Vasic. Vasic, ragazzi, sta facendo da muro. Da muro. Consegnata agli avversari. Lukaku. Barella, Vasic ancora. Terza parata per il portiere del Siviglia. Non riusciamo a farla entrare perché del resto, ragazzi, il Siviglia ora come ora non sta giocando. Attenzione a Torres dentro, Handanovic, che parata che ha fatto Handanovic. Calcio d'angolo, lo batterà l'ex Banega e palla fuori. Circolazione del pallone. Qua dentro per Sanchez, buono lo spunto a Toro Martinez. Lukaku, 45esimo, Romero Lukaku la sblocca. Non dovrei esultare visto la mia fede, però ragazzi, quando fai gol su FIFA è sempre qualcosa di che ti appacifica. Gol di Lukaku, ragazzi, tra l'altro il tiro più veramente venuto male di tutti, però molto angolato. Vasic la tocca addirittura, quindi penso che conti come altra parata. Però non basta per evitare il gol del 1-0 firmato Lukaku, tanto per cambiare. Che insomma, quando c'è da essere imparziali c'è da essere, ragazzi. Lukaku e Cristiano Ronaldo hanno fatto una stagione che veramente merita di essere pienamente ricordata.
si riparte. Detto questo, ragazzi, Siviglia 0, Inter 1. Sono 3 i minuti di recupero. Si procede verso la fine primo tempo, dove in sostanza abbiamo visto un buon Siviglia nei primi 10 minuti e poi il dominio assoluto dell'Inter. Va dentro Lukaku, incrocia palo, ancora Lukaku, Vaslik. Lukaku vicinissimo al gol del 2-0. Mamma mia, ragazzi. Lukaku pericolosissimo là davanti, basterebbe in sostanza della palla solo a lui. Ancora per lui, infatti, e questa volta la insacca. 2-0, Romelu Lukaku. L'Europa League è ancora di più dell'Inter. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non di solito c'è sempre azzeccato nei pronostici, però non vorrei che faccia affidamento su questa cosa, dico ai cugini interisti. Troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Molti milanisti mi seguono, e so che è un dolore fortissimo vedermi giocare con l'Inter. Mi scuso per questo, però ragazzi, non ho pensato di pubblicare il sondaggio su Instagram, come di solito facevo, su quale squadra scegliere se non si tratta di Milan. E ragazzi, è andata così. Userò randomizer e spero che le prossime volte magari poter giocare con gli avversari. Però ragazzi, non vi preoccupate, sono qua per fare l'imparziale, sono di parte solo nelle carriere. Lukaku con la sua possenza fisica. Lukaku cerca Sanchez, 3-0. Mi si è bloccata la face cam. Oddio, 3-0 di Sanchez, ragazzi. Che missile davvero. Questa non l'avrebbe mai presa Vasic. Non l'avrebbe mai presa. Maglia dentro i calzoncini. E 3-0 per l'Inter. Mi si è bloccata, mamma mia. Partita che e si riparte, ormai partita chiusa, 65esimo, 3-0. Può colpire da lì Oliver Torres. Attenzione, Navas! Che parata di Handanovic, signori! Andiamo da Matteo. Che parata di Handanovic! Incredibile! Banega, Torres, ancora Handanovic! Ed è rimessa al fondo, perché mi sembra che Jordan, proprio Jordan, ha sbagliato sotto porta. Faccio entrare Samoa per Sanchez, tanto la sua partita ormai l'ha fatta l'Inter. Sanchez tra l'altro ha anche fatto gol, quindi standing ovation, se possiamo dire così. Eriksen a giro, fuori completamente fuori. Mi aspettavo qualcosina di più, a dire la verità, però non mi dico se mi aspettassi il gol, però almeno da uno come Eriksen cogliere la porta, sì. Intanto entra Suso, ormai a fine partita, che tra l'altro ha segnato nella semifinale. Brozovic. Eriksen Lukaku però è fuori gioco. Buono il tocco per Lukaku. Poteva essere in sostanziale 4-0, perché mi trovo da solo davanti a Vasic, però ragazzi, 3-0 mi pare piuttosto onesto come risultato. Poi se no sarebbe diventato qualcosa di improponibile, anche se vista la semifinale di ieri sera, improponibile nella vita non è mai niente. Finisce qui, finisce 3-0 per l'Inter, che si aggiudica la prima Europa League della storia sua. Ha già vinto delle coppe UEFA, mi pare davvero 2 o 3. Ora non so il palmarès, niente, mi occupo di una squadra. Comunque non è la prima Europa League / coppa UEFA che vincono, però è la prima edizione che vincono da quando si chiama Europa League. Questo ci tengo a precisare. Tanto anche prima squadra italiana, perché recita un filotto insieme a 3 o 4 anni di Benfica, poi Chelsea, il Atletico Madrid, ora non ricordo bene, vince il processo con Manchester United. È il momento atteso per una stagione intera, per la coppa che è costata tanto sudore, tanti sacrifici, e che ora è lì. Non mi ricordo benissimo l'ordine, però comunque prima squadra italiana a vincere questo torneo da quando si chiama Europa League. Ovviamente non c'è distinzione quando si guarda la bacheca dei trofei tra Europa League e Coppa UEFA, come non c'è una distinzione tra quando si guarda Champions League e vecchia Coppa dei Campioni. Handanovic alza al cielo l'Europa League. Io spero che non sarà così da milanista, perché devo difendere la mia fede, però ragazzi,
Per i cugini interisti mi auguro veramente il meglio per loro, mi auguro che la propria squadra che vince, ragazzi, è sempre bello, è sempre un piacere che purtroppo non provo da tanto tempo, però ragazzi mi auguro veramente il meglio per loro in questa finale e che vinca migliore, poi se vince Siviglia festeggio come sempre. Solita cazzina, insomma, di quando vinci, ormai cambia veramente di poco. Beh ragazzi, però, ci rivediamo, tra l'altro la finale quando è? È il... non c'è la data, 23 agosto, quindi domenica. Sarà la finale di Champions League e per domenica, ragazzi, ci sarà anche il pronostico di quella. E lì, come vi ho annunciato all'inizio del video, sarà molto veramente multiplayer, quindi ragazzi ne vedrete di cotte e di crude. Detto questo, vi ringrazio per la visione di questo video, se l'avete visto tutto, se avete saltato, se avete visto i gol, le azioni salienti, se mi state guardando in questo momento, vi ringrazio, vi invito a lasciare un like e iscrivervi. Voglio salutare, che me l'ero segnato ma poi non mi è passato, lo voglio salutare alla fine, Lord Acqua, ragazzi, per tutti i suoi bei commenti che mi lascio sotto i video. E io dico sempre, un buon commento merita un saluto. Detto questo, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo con la finale di Champions League. Promesso, ve la porterò, state tranquilli. Ciao a tutti, ragazzi.